puntata numero 13 del libricino del Muori. 13, porta fortuna. Ammazza, ave cannato Harry Potter, non ave fatto in tempo quel progettone bello il 31 luglio. Ma vabbè, 13 porta anche sfortuna, infatti, in alcune parti. Tutto il mondo tranne l'Italia, venerdì 13 si prospetta un puntatone. Grazie a tutti, comunque. Siete stati pazienti, che con tutte le serie che sto a forma di Death Note ne esce uno ogni due mesi. Ma pure io non vedo l'ora di farlo, Death Note, eh. Non te pensà, mi piace una cifra. Ogni volta che penso, oh, mo devo fare un Death Note, mi pia bene. Uno, perché è bello. Due, perché le puntate sono più corte, edito pure di meno. Ma tra Gotthot e poi fa Harry Potter, che non ho fatto, e tutte le altre scuse, però è così. Ora tocca un po' di puntate sparate del libricino, e dai. E Wabash. Ma bando alle cialde. No, perché so buone. Siamo malissimo proprio. Ma è leissimo, mellissimo. E basta. La 13esima puntata del libricino del Muori inaugura con Light, che parla col padre con un auricolare. Oh, vedi, ci voleva tanto. Mo può parlare pure con Ryuk. Non te farebbero più. Guarda, quello non è normale, parla da solo. Sai che secondo me potrebbe essere Kira. L'auricolare. Ah, l'auricolare. Vabbè, parla col padre, che lo informa che è arrivato un nuovo messaggio dal secondo Kira. Nome in codice scemo Kira. Ma dirà tutte cazzate pure stavolta. Insieme ad una pagina di un diario. Ma come la pagina di un diario? Ci sarà scritto il nome di qualcuno che è morto? Se la toccano sta pagina potranno vedere l'altro Shinigami? Proveranno a scriverci sopra? E invece no, perché è una paginetta random di un quaderno. Chissà che me credevo, eh? Padre, vedere che stai bene è un sollievo. Ah, che figlio bravo! Un diario del 2006, quindi un anno fa. 13! Oddio, 13 anni fa. Ma lo vedi che rollo? Chi per lui che mi parla continuamente? Gli Shinigami mi parlano. Il 30 vuole confermare la presenza degli Shinigami. Io te faccio vedere il mio e tu il tuo. Sì, ma se mandiamo in onda sto messaggio, non ci va solo Kira, ma tutto il cazzo di Giappone. Il ressone. Mamma, mamma, voglio dare gli spicchi allo Shinigami. Ma poi come vuole fa? Per vedere lo Shinigami dell'alto dovremmo scambiarci i libricini ad Aoyama. Il 22. Questo è un messaggio che capirebbe solo il vero Kira. Che questo scemo Kira non sia così scemo. Finto tonto Kira. È intelligente ma non si applichi Kira. Remma, mi spieghi un'altra volta come mai non posso vedere la mia durata vitale? No, ma che sei rincoglionita? È tutto il giorno che te lo spiego. Ma mo c'è sta la telecamera, vedi? E lo scopre pure la gente a casa. Ma che è lo spiegone? Ma lo vedi che sei Corinna? Non puoi vederla perché hai un quaderno. Fine. Non puoi vedere la durata vitale di chi ha un quaderno. Né la tua né quella del Kira vero. Non è difficile. Ah, Rem, mi spieghi un'altra volta come mai? Ti potrei anche dire che così come un dio del Muori non vede la durata vitale di un altro dio del Muori, così anche un umano con un libricino e gli occhi del Muori non vede la durata vitale di un altro con libricino. Perché? Come un dio del Muori che non gli serve di sapere la durata vitale di un altro Shinigami, visto che non lo può ammazzare, ma quella degli umani a cui fotte la vita, anche uno con libricino gli serve solo da sapere la durata vitale delle sue vittime. Mentre un altro con libricino è un suo pari, diciamo. Anche se noi Shinigami possiamo vedere la vostra durata vitale, perché voi con libricino siete uguali, ma rispetto a noi fate schif uguale. Tra l'altro ti potrei anche dire che è proprio una regola il fatto di non dirti la data della tua morte, come Ryuk con Light, anche se non penso che Ryuk lo sappia. Ryuk non sa un cazzo. E non ve la possiamo dire perché ad un umano, come dire, gli piacerebbe a male. Ma già sta impicciata che è la parte iniziale, quindi se te dico pure questo, il dio del più a male è una vittima di cosa? Allora, non puoi vederla perché... Torniamo da Light. Aoyama il 22 maggio è il messaggino solo per Kira, mentre quello del 30 sembra stato scritto apposta per depistare le indagini. Dai, Kira Felbuter, io non dico niente. Allora, che ne pensi? Ma che pure questa è una prova? No! Stavolta me faccio i cazzi mia. Che chi se fa i cazzi sua è il dio di un nuovo mondo. Questo per me è scemo. Invece forse no. Bravo Light! Già ho capito, sta a far vago. Dove vai, L? Matsuda, sta a parlare a te. Sicuro non è niente di interessante. Vado a misurarmi la glicemia. What you say? Ma scemo Kira non ha pensato che se mandiamo in onda sto messaggio non ci va solo Kira, ma tutto il cazzo di Giappone in ressone? Guarda, può essere, non lo so. Onestamente, me sta spiazzando. È una strategia interessante, eh? È talmente deficiente che ha fatto il giro e è diventato più sveglio di me.
E i cose sono due. Se la mandiamo in onda, panico. Se non la mandiamo in onda, panico uguale. Perché scemo Kira non penso la prenderebbe proprio benissimissimissimissimissimiss. Massuda! È arrivato, mo pensa. Massuda pensa. Non lo so. Alla prossima, Light che pia B, ha un compito? Te sta più a troppa libertà, eh? Sei un personaggio secondario, è già la seconda volta che parli in 3 minuti. E poi per interrompermi, oh! Sei più la mascotte del gruppo, non te lo scordà! Sei il nostro Chopper! Ma Chopper mena! Chopper 100 berri, Massuda! Cause you did, what you say? E infatti hai detto una cazzata! Perché scemo Kira è fanfragico del vero Kira! E se gli ha detto che starà buono e non ucciderà persone innocenti! Ah, giusto! Ah, giusto, ma intanto mi ha fatto sprecare un minuto! E io edito! Ma tu sei un coso disegnato! Che te frega! Scus! Vabbè, va! Stiamo a metà riassunto qua! Io che mi lamento con Massuda, che non esiste Massuda! Sono io Massuda! Comunque, scemo Kira starà buono! Troppo buono! Se non mandiamo in onda sta pagina! Ci servono altre prove, altri indizi, altra roba! Ci avemo solo occhi e dedel muori! Quindi, mandamola in onda, dai! Seguito da un'altra rispostina! Dagli con le cassette! 13 ragioni perché fame le cassette alla puntata 13! Ma tu pensi veramente che si incontreranno con sto messaggio così palese? No! E a L ora! Il vero Kira non ci andrà proprio mai, confermo, eh? Palermo, una bella città. Ma lo scemo Kira? Può essere! A meno che questo scemo Kira non sia così scemo come crediamo. Forse è un finto tonto Kira. Un intelligente ma non si appli Kira. Ci è arrivato pure lui e te pareva. Magari ha messo dei termini che solo il vero Kira potrebbe capire. Ma io non credo, sai. È scemo. Rimaniamo sul 30. Ma non è meglio controllare tutti i posti associati alle date? Per essere sicuri. Sono solo 3. Sì, è meglio. Bravo, tascidua. Ci ha provato. Il 22 parla di un appuntamento ad Aoyama. Detto qualcosa? Aoyama! Ci dovevo giusto passare, lo sai? Il 24 a Shibuya. Nah, lì me frega poco. Tenemo d'occhio pure sti due posti. Azz, se questi catturano scemo Kira, sti cazzi. Ma se prendono il quaderno, devo fregarmelo io. O sarò costretto ad uccidere tutti i presenti. Fermo, mette da sede, parliamone un attimo. Quali presenti? Dentro sta stanza? Dentro il locale dove farete l'incontro, avverrà l'arresto? I presenti della via, del quartiere, di tutta Aoyama? Esatto. Voglio tutte telecamere. Grande Fratello Season 2? Ah, perché c'è stata una Season 1? E quando? So tutto. Vado io! Almeno faccio qualcosa di utile che qua mi piade tutti per culo. Bravo! E soprattutto sei il più sacrificabile. Vengo con te. Lui è sacrificabile, ma tu no! Che strano che ti fai avanti proprio quando il vero Kira e scemo Kira si vogliono incontrare! Infatti qua hanno tagliato un pezzetto, ma Elle dice alla task force di distruggere tutte le loro foto, comprese quelle regalate ad amici e parenti, perché sospetta che potrebbero incontrarsi e sospetta che Light ci vuole andare apposta per beccare sto secondo Kira, perché se il primo Kira si mette in contatto col secondo che può uccidere solo col volto, so cazzi amari, manco dolci. I dolci, capello! Amari! Ma ci abbiamo tutti i Kira. Instagram. Cancellate l'account. Ma no! Tutti i selfie al Monte Fuji. C'ho pure quello con Ryuga e Deki. E poi una volta che metti una foto online rimane online, puoi cancellare quello che ti pare. Ma magari ha già scaricato i screen e cose. I tempi sono cambiati, non si può più fare una cosa del genere. Immagino che allora dobbiate morire. Aoyama ce vado io. L'avevo detto che dovevo passarci, guarda caso. Sono quello che dà meno nell'occhio, uno studente universitario. Ma se quando passi i fiori si aprono e le nuvole si diradano, lasciando solo un abbagliante sole, Magnificent Father, e tutti si girano, perché sei bello, intelligente, affascinante, simpatico, moto e super. Ci vado perché so che nessuno vuole andare con Massuda. E allora ce vado io, dai. Ecco, questa già mi pare una motivazione più valida. Grazie Light, grazie. Fai schifo, fai. Come? Dai che ti divertirai. Yeah! Light se dà ed è lì. LLI. Sciogli lingua incredibile. Aspialli. E chiama Matsuda. Oh, so io. Io chi? Tu sorelle. Tieni d'occhio Light. Ma non te faccio ca. Matsuda, prima ho detto quelle cose, ma mi voglio fidare di te.
Ah, ecco perché sei stato così duro prima. Per far credere a Light che non mi affideresti mai una missione, quando in realtà è così, Matsuda. Che t'ho detto sui personaggi secondari? Non t'ha allergato, sei un contorno. Sei come il pezzetto di fratte sopra una fragola, sai no? Quando la cogli rimane quello là sopra. Carino, sì, un tocco di colore, ma non se magna. Che se fa con quello, Matsuda? Eh? Che se fa? Se butta. E tu che devi fa? Buttamme di sotto. No, tenere d'occhio Light. Lo fa per spronare. Crede in me. Deve essere così. Sono il suo preferito. Il suo fiore all'occhiello. Immagino che fino a quando i suoi sospetti su Light non scenderanno fino all'ho giudicato male per L per 100, L si accoellerà sempre a Light. Light torna a casa. Come mai a quest'ora? Questa casa non è un albergo. Io mi faccio il mazzo per mandarla avanti. E tu? Io? Niente. Tu sei bravo, il migliore del Giappone, diligente. Diligente dovrei metterlo, me lo segno. Ma è una preoccupazione. Scusi, colpa mia. Fai come ti pare. Torna pure de notte. Anzi, non torna. Svaliggia casa. Te sei perdonato. Light non può dire che lavora per la task force di L. E se deve inventare una cazzata, me son messo con una. E calla, ero rascio. Perché? La nuora, faccela conoscere. Dimmi tutto, dimmi tutto, dimmi tutto, dimmi tutto, dimmi tutto, dimmi tutto. Non te lasceranno più annazzi. Ammazza la ragazza. Ok. No. Incredibile. Ma come incredibile? So bene, ho utilizzato a facciate si. No, dico, una sola. E poi esorta la sorella a trombare. Quando te farai pure del ragazzo? Mai! Mai nessun fratello ha mai detto una cosa del genere alla sorella! Poi capirai, uno ci prova con Sayu! Ciao! Ciao! Chi sei? La sorella di Kira! È stato veramente un piacerissimo! Non mangi, caro! Ho già mangiato in hotel, dopo che ho fatto roba! Torniamo alle cose serie. Ryuk, se uno Shinigami becca un altro Shinigami in giro per strada, gli può parlare? Certo, perché no? Pure per salutare. Ammazziamo la gente, ma non è una scusa per la maleducazione. Anche se io ti chiederei prima il permesso, perché sto a lavorare con te. Un po' di professionalità. Che caro che sei. Non è che lo dici solo perché vuoi le mele? No, 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 no. Sì, dammi le mele. Anzi, spremile e iniettami tutto direttamente nelle vene. Il succo di mela. Quelle sono le pere, no le mele. Un po' troppo questa farina però, dai. Pere, mele, dai. Dai, dai. Vabbè, questo vale per me. Ma magari l'altro Shinigami fa come gli pare. E potrebbe dire a Shemo Kira di noi se ci vede in giro? Eh sì. E tu non me lo diresti invece? No. Nemmeno se ti dico che se non lo fai ammazzo il fruttarolo? Appena lo vedo ti informo subitissimo. Scherzo. Anzi, apprezzo la tua policy svizzera style. Svizzero? No, Ryuk. Anche se solo quando te pare, ma vabbè. Grazie. Se no se interferisco non mi diverto. Ma lo vedi che forse sto Shemo Kira non è scemo? Ed è un ci ha preso per culo Kira. Stavo pensando dove potesse avvenire l'incontro, visto che Aoyama è un quartiere, come se gli dici Cinecittà, ho capito. E guarda che te trovo ad Aoyama, un baretto che si chiama Note Blu. Note Blu, libricino blu. Tra l'altro, Ao di Aoyama significa blu. Yama invece è montagna. Montagna blu. So forte, sei stupito. No! Perché Ao significa blu in giapponese? Sì. Quindi i turisti a Roma ci sentono continuamente fa blu, fratello, blu, a vedi chi ci sta. Ao! Hai capito il mondo com'è? Ma cambia da vita sta cosa. E il cielo è sempre più Ao, nell'Ao dipinto di Ao. Light, ma tu veramente vuoi incontrarlo? Ed esporti così. Transizione. E che cazzo? Aoyama il 22. Ecco Shinigami. Eccolo. No. È una statua? Ma cos'è, una bete con dei problemi? Vabbè. Light, te posso chiedere una cosa? No. Perché te devo presentare sti poracci con cui parlo. Solo poi viene una parvenza di vita normale. Cosa? Te devo presentare sti ragazzi con cui studio. Perché senza non ci potrei proprio stare. Ah, che amico bravo. Ci vuole proprio bene. Lui è mio cugino Taro. Taro Yagami. Il prototipo di Light. Della storia prova. Prima di Death Note. Il plotte. Essere ghini dell'autore. Almeno credo, Però appunto Taro l'ha chiamato. Poi il cugino Taro, quindi Taro Yagami, e dai, Viene da fuori il raccordo, burino. Light non è carino, mi disiscrivo. È per fa scena, regime il gioco. Le pecure e le uacche. Tra l'altro vorrebbe pure rimorchia. Light! Niente, oggi Light vuole far mettere insieme la gente. La sorella Matsuda, il dottor Stranamuori. Il dio Stranamuori, semmai. Scus! Che bravo Light. Così sembriamo solo un gruppetto di studenti, di cui uno fuori corsissimo. Nessuno sospetterebbe mai che in mezzo a sto gruppo c'è sta una guardia. E uno Shinigami. Perché per questo l'ha fatto Light. Per buttarla in caciara. Tutta gente con lo Shinigami dietro.
dietro. Mo va a capire chi segue Ryuk, scemo Kira. Rispetto a me stare sempre il numero 2. Grande Light, ti riconfermi un fenomeno. Se non fosse che Ryuk è un mangiamela a tradimento e non sa un cazzo del quaderno, degli occhi, di niente. E non t'ha detto che hai sprecato energie mentali preziosissime. Poi le tue. Perché tanto quella non vede la tua durata vitale. E lo sciocca subito. Goccia. Bingo, you found him. Eccolo. Ryuk. Misa Misa, camuffatissima in Arisa. Da Misa Misa a Risa Risa. Kira dove sta? A posto ho visto, eccolo là. Ho letto il nome, si potevo da. E dopo lo vado a trovare. Precisa, precisa, precisa. Per Misa Misa. Basta, sarà sotto vero a lungo, eh. Eccolo Kira, vabbè, damose. Ma come? Tutto qui? Non gli zompi addosso al grido di Light Senpai? Sei pure vestita da scolaretta? Nah, mica so così scema. Fra un paio di scene. Ora dai the stalking. Yeah. È reato. Ma se lo faccio io che sono una ragazzina carina, allora va bene. Yeah. No, io lo devo conoscere, capito, Rem? Non mi fa incazzare. Mi butto in mezzo autostrada e sei costretto a ammazzare la gente che passa in macchina e muori pure te. Misa è come quello che Stark era lei. Solo che lei lo fa con Light. Sei sempre lo stalker di qualcuno. C'è niente da fa. Che frase de merda. Regolette del muori. Con sto quaderno non puoi ammazzare i piccoli angeli nati da poco. Cioè quelli sotto i 780 giorni. Che so, 2 anni e qualcosetta. A 781 giorni la tua vita l'ha vissuta a pieno. E puoi crepare. Beh, com'è Shinigamo lei. 780 giorni. Va a capire perché. Ma come cerco il numero sto giro? Perché 780 non lo so, guarda. Non lo so. Qualcuno mi spieghi questi numeri. Per cercare delle risposte, mi sono pure andato a comprare l'Auto Use, che non ce l'avevo. Il volume 13. E questo è il 13esimo episodio. Ma esiste veramente un qualcosa di superiorelle che mi sta parlando? Io lo ignoro, cazzo. Può essere. Ma ignoramolo e andiamo avanti. L'ho comprato per fare ste foto e mettere. Le foto tutto fa. Perché non ci sta il significato di questi numeri. Ma ci sta la soluzione alle domande che mi facevo. Tipo il sesso degli Shinigami. Ci sono due sessi. Come gli umani, maschio e femmina, sebbene non ci siano caratteristiche fisiche differenti. E infatti non fanno mlamlamla. E come nascono? Mistero. Ma a cagare, t'ho dato pure i sorti. E la durata vitale di Misa si è allungata di tutti gli anni di Jealous? O fino alla vecchiaia, 80-90 anni, che ne so? Poi ciao. La più plausibile è la seconda, ovviamente. Campa come tutti gli umani e poi crepa. E invece no! Sacrificandosi, Jealous ha donato i suoi anni rimanenti a Misa. Misa millenaria, se lui c'aveva 1000 anni da parte. Millenaria sulla carta del quaderno. Fine della regoletta intramezzetta del muori. Seconda regola: se scrivi il nome di una persona 4 volte 4 shin in modo sbagliato, quella persona diventa immune al Death Note. Ma questa è una lamerata. Ma perché Light non ha scritto 4 volte il nome suo? Perché sarebbe morto. La cosa deve essere non intenzionale, altrimenti muore la persona che ha provato a far il furbettino, non quella di cui ha scritto il nome. Perché la persona col nome scritto sbagliato non muore, ma manco diventa immune, ovviamente. Ho fatto bene a comprare sto numero 13. Comprate la roba original! Se ci avete i soldi, se no ognuno faccia come gli pare, chi so io per giudicare, non sono mica Kira. Torniamo dalla Madonna, da Misa, che fa ricerche su Light. E senti qua, tutto spiegone di quanto Light sia bello, intelligente, affascinante, simpatico, quanto lo sappiamo. E mo lo sa pure Misa. Chi immaginava che Kira fosse così bello? Quanto vorrei incontrarlo. Oh guarda, c'è l'indirizzo di casa. E lo stalking si impenna. Riunione di aggiornamento della Task Force DL. Dopo gli appuntamenti del 22 e il 24. Cosa è successo? Niente. Ma porca. Ma allora vuole veramente incontrare il vero Kira il 30? L'appuntamento con scritto Shinigami. Allora è veramente scemo. Scemogami. Parrebbe di sì. Se non fosse che... Anne, è arrivato un altro messaggino del muoricino. Ed è stato spedito il 23. Lo faccio vedere. Il 23. Proprio il massimo dei giorni in cui poi malipona la persona prima che muore se la scrivi sul quaderno. Il 23. Il famosissimo 23. L'irreprensibile 23. Ho trovato Kira e dai! Grazie a tutti. Quello che dovevo fare... l'ho fatto, ciaccia! Ma come ciaccia? Se quello che dice è vero, può aver incontrato Kira solo il 22 ad Aoyama, visto che il messaggio è stato spedito il 23. E guarda caso ad Aoyama c'era proprio Light! C'era pure Matsuda, eh? Ma la possibilità che Matsuda sia Kira so del ma de che cazzo stiamo a parlare per cento. Quindi... Allardo! Come
cazzo m'ha trovato! Che gliel'abbia detto il suo Shinigami. Ma ero in mezzo a tutta gente, non può aver capito chi stava seguendo Ryuk. E soprattutto perché, anche se m'ha trovato, non aspetta almeno dopo il 30 per far un po' vago. Così è proprio palese che m'ha visto il 22. Sto pirla Kira! So cosa stai pensando e lo sto pensando anch'io. Poi se lo unisci alla coincidenza dei Repestark che seguiva proprio a te e poi è morto, e adesso la coincidenza, tutte coincidenze! Ferma il tempo per cazzi tua se vuoi pensare! E calla, si sono incontrati. Mo' abbiamo un Kira intelligente e uno con l'occhio del muori. Siamo morti! Chiamo a casa per dire che l'ho sempre amati. E poi andiamo a fare Harakiri. È più dignitoso. Harakira! No, ha detto che l'ha trovato, non che l'ha incontrato. Ma che cazzo cambia, è semantica. Cambia, cambia. Capace che non si sono ancora presentati. Light, hai conosciuto gente nuova ultimamente? No, che v'avevo detto? Mandiamogli un altro messaggino, stavolta come polizia. Patteggiamo! Se ci dice chi è Kira, tutto perdonato! Ma ho ucciso giornalisti e poliziotti innocenti. Ma se che cazzo ce ne frega? C'è paura vero Kira? Cioè, dai che fra due o tre puntate potremmo chiudere la serie perché vinco! Mo sento, a pelle. L'avevi detto pure nella puntata 2. E invece, però Light è preoccupatino. Non sta andando come pianificato, che cazzo! Ryuk invece non lo è. Non sta andando come pianificato, che bello! E vai con l'appello della polizia. Kira è cattivo. Se lo incontrerai, ti farà le cose brutte. Vieni da noi. Vieni da Cinese. È tutto perdonato. Sì, hai ammassato gente innocente, ma ci frega cazzo. Non passare al lato cattivo della forza. Scegli la vita. Noi sappiamo che in realtà tu sei bravo. Misa, sentendo tutto questo, capisce di aver seguito per tutto questo tempo solo un infantile desiderio di essere accettata dal suo idolo e si consegna alla polizia. Con le informazioni da lei rivelate, Elle e la Task Force riescono a capire come funziona il quaderno e a malincuore rivela anche il nome del vero Kira, cioè Light, che passerà il resto dei suoi giorni al gabbio, mangiando patatine con più enfasi del necessario. Fine! Sì! De tutto sto discorso, alla fine bello del tipo fa la cosa giusta, Misa capisce che se deve andare a presentare. Sta mortre lo sti cazzi dello stato delle forze dell'ordine. Transizione, casa Yagami. Misa, che stai a fa? Questa non si rende conto che ogni cosa che fa può essere un casino. Da una parte c'è uno che pianifica ogni mossa e ci pensa 14 volte. Dall'altra, boh, bordello. Senteva presentarsi a nessuno, picchia. Nell'equazione perfetta che so i piani di Light, la variabile Misa. Light si è scordato un quaderno all'università e sono venuta a riportarglielo. Mio fratello, che fa un errore? Sì, c'hanno la stessa voce, ora ci penso. Mandi cassate! E poi tu vai all'università? Quanto fa 7x8? Sayu Yagami! Scusa, vado un attimo ad appuntarmi il tuo nome! Vado a chiamare mio fratello! Light, Light! C'è una da Taffo che vuole ridarti un libricino! Un libricino? Ma sarà mica? Non ci voglio credere! Non è possibile! Non può essere così scemo! Questo non è scemo Kira, questo è psicopachira! Voi buone qua, va già visto in faccia? Sì! Porco sito! Volendo me potrebbe ricattammo! Eccolo! L'incontrone! Primo Kira e secondo Kira! Terzo! Light! Falla secca e frega del quaderno! È troppo pericoloso, Light! No, 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 poverina! Insomma, che vuoi? Sei venuta per ricattarmi? Ho una penna e non ho paura di usarla! Kira Senpai! Mi chiamo Misamane! La prima cosa che gli dice... Spragala, Light! Spragala! No, no! Non è che lo dico perché mi sta sul cazzo Misa, mi sta simpatica, porella! Ma dal punto di vista di Light, questa fa un bordello! Sono una grande fan! Mi firmi il Death Note? Eh no, creperei! Ah, giusto! Light tocca il quaderno e vede Rem. Bella! Ciao! Porca, è un Death Note veramente! Devo inventarmi qualcosa! Prego, entra pure! E conferme su conferme che Light è un cazzo di fenomeno, perché riesce a legare la cazzata che aveva detto all'inizio puntata con la comparsa di questa. Ve l'avevo detto, no? Fine. Trovata la scusa per questa. Bravo! Light non dice mai cazzate. È l'universo che fa sì che le sue cazzate diventino realtà. Vanno in camera. Prego, siediti. Sul mio trono, dove ammazzo. Che onore! Light è forte, c'è niente da fare. Le piccole cose, prego, siediti, mettiti comoda. Fanno piacere. Ma lo sappiamo tutti ormai che Light è... Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta, amore, tanto simpatico, sicuro, elegante, polietico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo e gentiluomo! Oh.
Ma mi pare anche strano che non gli avevo ancora messo sta aggettivo. Già dai tempi dei Naomi saluta mammi soreta. Beh, la forse no. Allora, come stai? Parliamo un po', io so ascoltare e i tuoi problemi mi interessano. Ah! Sento di avere un legame con te. Davvero? Grazie a questo quaderno. Siamo speciali, siamo unici, ci siamo solo io e te. Era quello che pensavo anch'io! E quindi, come mi hai trovato? Questo voglio sapere! Ho fatto lo scambio degli occhi! Ma che vuol dire? La conosco anch'io qua la regola! Sicuro, Light? Puoi vedere il mio nome? Ma mica c'è un asterisco, questo c'è al quaderno! Sì, posso vedere i nomi e la durata vitale delle persone, ma non quella di un altro possessore di un quaderno! A quello solo il nome! Ryuk! Non lo sapevo manco io, scusa! Te prego, non me le vale mele! Te l'ho detto, non so un cazzo, l'ho scritto pure nelle regole, più volte! Gli Shinigami non sanno un cazzo! Tu non sai un cazzo! Comunque te sei regolato a mandare le cassettine, eh? Disse quello che ha ammazzato uno in diretta TV perché l'ha fatto un po' rosicà! Entusiasta! Te potevano catturare! Per questo sto qua! Per seguire le tue direttive, Kira Senpai! Potrei essere i tuoi occhi! Potrei vedere la faccina di L! Avresti questo potere senza dover dimezzare la tua vita! Bucia la culo! È il settimo aggettivo! Quasi! Ma in cambio... E calla! Lo sapevo io! Che vorrà? Soldi? Decide le vittime di Kira? Essere considerata la dea del nuovo mondo pari mia? La Madonna Misa? Non è una bestemmia! È per dire! Ci stanno pure i quadri a camera sua, dai! Te vuoi mette co io? Io? Sì! Ryukiful! Pure gli intrecci d'amore! Zan zan! Il batticuore ce l'ha uguale, gli server Death Note! E Light? Se pensa! Se gli dicessi di sì, potrei usare i suoi superpoteri veri! E già muovo del far medio! Solo? Potresti anche rimediare a livello bla bla bla! Mannaggia Ryuk! Rukia! Cazzo, lo stesso nome c'hanno! E tutti i Shinigami! Ma Light è gay? C'è sto pezzo di Kira! E pezzi all'omicidi! O sai quante ne rimedia Light di queste? O sai quante? Ma no, perché è figo, guarda chi è Light! Ma perché è stato scritto così? Per lui è facile! Lui è un vincente, crede in se stesso, lui gli fa! E fidate che quando stanno insieme, ce va! Ma no, perché non è gay! Ma per farla sta buona, secondo me! Che è lei quella con gli ormoni che stanno più su del mondo di Ide da morte! Terra, mondo di Shinigami, ormoni de Misa! E anche questo è il bello suo, che lui a ste cose da umano base non ci pensa perché ce le ha tutte risorte! Lui può fa tutto! Ma esiste anche altro oltre a... Appunto, un altro starebbe solo a godersi l'essere così fico. Ma a lui non gli sta bene un cazzo uguale. E vuole fa quello che vuole lui. Cioè, essere Dio. Costruire un mondo bello. Te presento Daenerys. Quindi decide che se può fa. E le stava a far grande fratello ad Aoyama. T'hanno cioccato per forza. Pecca. Ma chi è? Velma? Velma. So io! Travestitissima da scolarettina del liceo! Anche se è più grande di Light dei 2 anni, eh? È una kilf! Ed è nata il 25 dicembre! Simbolismi ovunque, però sul cristianesimo mi sa stampicciata che la cristianità, eh? 25 dicembre! Il regalo umano per Light! E le prote digitali? Come si vede soprattutto nel fumetto, già sospettano che potrebbe essere o un bambino o una donna per le impronte piccole. Ma mica so le mie! Me so fregata le buste di un'amica mia. Quindi se berranno a lei. Ammassa che infame Misa. Misa infame, non Misa amane. Ma ni bevuti gli innocenti che se fidano di te, tra l'altro, l'amici tua. Non sei una bella persona, eh? Ma sono carina e sorrido. Me frega niente. Vabbè, ma tanto non la collegheranno mai alle buste. E se la trovano? Ammasso subitissimo se vuoi. Misa, ma sei una bestia. Però hai risposto a tutto. L'esame L sta andando bene. E infatti, L, se ci vede insieme proprio quando il secondo Kira ha detto di aver beccato il primo, pensi veramente che non potrebbe sospettare nemmeno un pochetto? Ma che coincidenza! Meglio de no, guarda. Non sei tu, sono io. Ho bisogno di tempo per pensare. Ammazzare. Ma che devo fare perché tu ti possa fidare di me? Ecco, ti è via del quaderno mio. In prestito. Così non perdo la memoria e i superpoteri. Ah, così funziona. Sì. Ryuk, io vi lascio soli. Vado a guardare la televisione. Che ne dici? Attenzione, la contrattazione per essere la ragazza di Light. Light, sentendo tutto questo, ci rimane. Ma che motivo ha di fare tutte ste cose? Perché gli piaci. Ma solo perché gli piace la faccina mia? Veramente così superficiale? Ma non capisce che sta rischiando una cifra. Sti cazzi. Ha fatto bene a presentarsi, sennò questa fra mezza puntata
super scioccavano. Ma chi mi garantisce che non ti sei imboscata qualche pezzettino del quaderno? Guarda, faresti bene, eh? Non voglio credere che tu sia veramente così demente. Perché non ti fidi di me, Kira Senpai? Usami, straziami, strappa le pagine. Parlami un po' di te. Ormai è un colloquio. Storia strappa lacrime di genitori morti davanti a lei, uccisi da un ladro. Mi sei Batman? No, è Kira che l'ha punito. Per me Kira è come un dio. Eh sì, l'intento era quello. E io volevo solo dirti grazie. Ah! Alla fine non è così scema, visto le precauzioni che ha preso. E quello che ha fatto l'ha fatto perché è fan. Forse non è così ritardella, dai. Anche se guarda che carse. Ma che ha unito una decina di centrini, ha derubata la nonna. Vabbè. Ah, Light se arsa. Telecamera che trema. Tensione. Oddio, vuoi daccarci un fascia? L'ammazza. No, Light, scherzavo, scusa. La mossa. Si è andata bene. Davvero? Le faremo sapere. Adesso ti faccio sapere. Non posso essere il tuo ragazzo, ma possiamo iniziare a conoscerci. Magari fare finta, finché mi fai i compiti e mi dici i nomi di chi devo uccidere. Hai buttato metà della tua vita per gli occhi del Muori. Non dovevi, sciocchina. Invece sì, se no non te pensavo proprio. Ma si preoccupa per me. Inquadrature incredibili. Ma che? I testimoni? Ma che è un matrimonio? Un matrimonio? Lisa è contentissima. Oh, bravo Light, che non hai distrutto le speranze di questa poverina e l'hai capito. Cioè, non si fa così Light. Sta cosa mi colpì una cifra quando la vidi la prima volta, mamma mia. Ma questo è un maledetto vero. Guarda che faccia, guarda che faccia. Non me l'aspettavo. Gli occhi del Muori senza spenne e nanno. La stappia per culo proprio male. Non si gioca con i sentimenti delle persone. Che poi lei così, super sottona, carinella. Ma cos'è? La vendetta di Jorah? Misa Kirazonet. Fine. Io dico edito poco, ma questa secondo me esce mezz'ora. Però che bello Death Note, cazzo. Che bello.